Ieri, 15 ottobre 2023, è andata in onda la prima puntata di Che Tempo Che Fa sul 9, dopo che la collaborazione con Mamma Rai è terminata. Tra gli ospiti, naturalmente, anche Mister Burioni. Sentiamo assieme che cosa ha detto e poi commentiamo. Affronteremo con Mister Burioni per tutto l'anno gli argomenti scientifici. Proprio perché vogliamo ribadire ancora una volta la nostra fiducia nella scienza in un tempo di immotivato scetticismo e di terrapiattismo imperante. Nell'ottobre del 2023 il mondo è diventato immune perché si è vaccinato, perché ha contratto la malattia, pur essendosi vaccinato. Non solo, il virus è diventato anche più buono. Quindi noi adesso abbiamo un virus che incontra una popolazione immune e quindi dà una sintomatologia molto meno grave. Professore, questi vaccini sono sicuri, visto che si parla di morti improvvise? Allora, qui dobbiamo fare chiarezza una volta per tutte. Questa non è l'opinione di Roberto Burioni, perché se io dico che Milano in Lombardia non è la mia opinione, dico un dato di fatto. Ecco, allora, vediamo i dati di fatto. Come si fa a capire se un vaccino causa delle morti? Si va a vedere se i vaccinati muoiono più dei non vaccinati per cause che non sono correlate al Covid. Ora, studi di questo tipo sono stati fatti su milioni di persone e hanno dato un risultato chiarissimo. Non c'è nessuna mortalità in eccesso tra i vaccinati, che significa che il vaccino è sicuro. Non solo, in tutti questi studi si vede che quelli che rifiutano il vaccino muoiono di più anche per altre cause. Ma non è che il vaccino protegge dall'infarto, dall'ictus, è che chi sta a sentire il medico vive di più. Il nuovo vaccino protegge dalle nuove varianti, nel senso che magari non impedisce completamente l'infezione, questo non lo sappiamo ancora, però quello che si è visto negli esperimenti preliminari è che sicuramente rinforza la nostra attività contro queste varianti che oramai sono tutte parenti l'una con l'altra. Per esempio negli Stati Uniti il vaccino è indicato per tutti, per cui non ci sono motivi per non farlo se non si è ragazzini, ecco, diciamo così, perché il vaccino, ripeto, è molto sicuro. L'unico effetto collaterale che si è visto, ma è molto raro, è una miocardite, però appunto è raro e questa miocardite solo in un caso su 100 è severa. E ricordiamo, per dare un numero, che nel 2019 il rischio di miocardite era 1,3 su 100.000. Perfetto. No, però dopo il vaccino è diventata 2 su 100.000, ma per mettere questi numeri in un contesto che i nostri spettatori possono capire, le probabilità di essere colpiti da un fulmine durante la temporale, vita, durante la vita è di 7 su 100.000. E questi sono numeri, non sono opinioni. Non sono opinioni. E abbiamo dei vaccini che sono appunto efficaci ed estremamente sicuri. Una volta per tutte, le morti improvvise non sono causate dai vaccini. Ci sono studi che sono andati a vedere la mortalità nei giovani, è identica tra i non vaccinati e i vaccinati. Quindi lo dico perché magari qualcuno non si vaccina temendo questa. Non a caso è stato anche attribuito il Nobel per la medicina, chi ha scoperto il vaccino mRNA. Avete capito? Innanzitutto il presentatore comincia subito ad attaccarci dicendo ci vuole fiducia nella scienza, c'è un immotivato scetticismo e poi parla di terrapiattismo imperante. Ma avete notato che sempre più spesso fanno riferimento ai terrapiattisti? Questo termine viene usato nei confronti di una persona quando la si vuole denigrare, quando la si vuole sminuire. E un complottista mentecatto come Mimar comincia a ragionare su questo. Ma perché tirano sempre fuori questo argomento? Ma vuoi vedere che va veramente approfondito? Chissà che io non faccia qualche video a riguardo. Ma andiamo avanti. Mister Burioni dice che ad ottobre 2023 il mondo è immune per tre motivi: o perché è vaccinato, o perché ha contratto la malattia, o perché ha contratto la malattia nonostante il vaccino. E quindi, Mister Burioni, lei fa tre esempi. Nei tre casi, due volte ha parlato di malattia e una volta sola di vaccino.
Un mentecatto come Mimar cosa pensa? Che forse la malattia rende più immuni? Non lo so, domando. 2 su 3. Poi il virus è diventato più buono. E Mr. Burioni non ha spiegato il motivo, lo dico io. Perché si sta avvicinando Natale. E sotto Natale siamo tutti più buoni, anche il virus è diventato buono buono. Fa quasi tenerezza. I vaccini sono sicuri ed estremamente efficaci. Non c'è nessuna mortalità in eccesso tra i vax. E soprattutto i no-vax muoiono di più anche per altre patologie. E non perché il vaccino protegga i vaccinati, no no no, perché i no-vax non seguono quello che dicono i medici e così imparano. Poi i vaccini non hanno effetti collaterali, solo le miocarditi, la probabilità di avere la miocardite su 100.000 casi è passata da 1,3 del 2019 a 2. Sì, ma non è niente. Pensate che la probabilità di essere colpiti da un fulmine è 7, non ci pensate neanche. Ed infine ci dice che le morti improvvise non sono causate dal vaccino. Quindi smettetela, perché lui ha visto gli studi, ha mostrato i dati. No, non li ha mostrati perché non è necessario. Ci sono gli studi che lo dicono, non dipende da quello, quindi basta, non rompete. E avete visto che gli inventori dei vaccini a mRNA hanno vinto il premio Nobel? Secondo voi lo vincevano se causava le morti improvvise? No, e quindi basta. Oh. E ricordiamo, per dare un numero, che nel 2019 il rischio di miocardite era 1,3 su 100.000. Perfetto. No, però dopo il vaccino è diventata 2 su 100.000. Ma per mettere questi numeri in un contesto che i nostri spettatori possono capire, le probabilità di essere colpiti da un fulmine durante la temporale, vita, sì, no, sì, durante la vita è di 7 su 100.000. E questi sono numeri, non sono opinioni. Non sono opinioni. E abbiamo dei vaccini che sono appunto efficaci ed estremamente sicuri. Una volta per tutte, le morti improvvise non sono causate dai vaccini. Ci sono studi che sono andati a vedere la mortalità nei giovani, è identica tra i non vaccinati e i vaccinati. Quindi lo dico perché magari qualcuno non si vaccina temendo questa. Non a caso è stato anche attribuito il Nobel per la medicina. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.